mai stato così felice di vedere l'alba. Avevo un paio d'ore per raggiungere la miniera. La miniera non era lontana. Quel giorno avrei incontrato il rapitore e mi avrebbe consegnato Elis. Non gli avrei dato scelta. Un uomo che affoga si afferra a ogni ramo. Gradualmente, senza rendermene conto, ero arrivato a credere che la storia del manoscritto si stesse avverando. Il suo flusso narrativo mi aveva trascinato in acque sempre più torbide e profonde. Mi avevano portato via Elis. Barry doveva essere in prigione. L'FBI mi dava la caccia. Il mondo intero, posseduto dalla presenza oscura, cercava di distruggermi. Sembrava tutto vero, ma era anche completamente folle. Avrei dovuto incontrare il rapitore a mezzogiorno nell'edificio principale. C'era silenzio nella miniera. Ora era un museo. Non volevo stare all'aperto. I poliziotti mi stavano cercando. Il sole di mezzogiorno rese il posto una sauna. La giornata scorse lenta. Scenari differenti mi passavano per la mente. Modi di torturare il rapitore per riavere Elis, oppure le cose orribili che lui poteva averle fatto. La immaginai morta. Non avevo modo di sapere se fosse ancora viva. Stavo impazzendo. Brancolavo nel buio completo. Fu solo una perdita di tempo. Quel bastardo non si fece mai vivo. Wake, dove diavolo sei? Cambio di programma. Conosci Mirror Peak? È quella grande montagna a nord di dove ti trovi. Segui il sentiero della miniera. C'è un punto panoramico. Ti aspetto lì. Smettila di prendermi per il Vuoi culo! Vuoi tenere tua moglie viva? Perché se è così, ti conviene stare attento a come parli. Ci siamo capiti. Voglio parlare con Elis. Sì, e io voglio il manoscritto. Non farmi aspettare, Wake. Pronto? Pronto? Ah! Lo ammazzo! Ah! Dovevo raggiungere Mirror Peak. Forse più vicino che mai.
raggiungere l'edificio, ma dovevo evitare di rimanere fulminato. Le granate accecanti non rientravano nell'attrezzatura standard della compagnia elettrica. Thank you.
non avevo un vero piano. Avrei dato al rapitore tutte le pagine manoscritte in cambio di Alice. Se non fosse bastato, gli avrei puntato addosso la pistola per farlo parlare. La presenza oscura mi precedeva, andava nella mia stessa direzione. Un senso di gelo mi si insinuò nella bocca dello stomaco. Stava andando da Alice. Il turno al cimitero è cancellato. Il posto era deserto, una città fantasma. Lo era da decenni, forse da un secolo.
non riesco a fare niente che non sia scrivere. Mi sento malato. Sono riuscito a scendere le scale. C'è una scatola con dei libri e degli scritti di Thomas Zane. È difficile concentrarmi, ma sono riuscito a leggere qualcosa. È un poeta, uno bravo. Scrive di muse e creatori che evocano cose meravigliose da un lago magico. Usa il suo potere per plasmare il mondo. Scrive di un regno di dei e sogni e di demoni, di creature oscure che attendono con ansia di indossare la carne degli uomini. Zane scrive di sé, della sua ragazza posseduta da una presenza oscura, di una crescente paura del lago. Zane è convinto che sia specchio del nulla oscuro che lo sovrasta, che c'è lì una presenza lovecraftiana. Sono tornato di sopra. Mi ispirerò alle sue storie. Sembrano vere. Sembrano adatte. Il rapitore mi aveva mandato un SMS. Il messaggio era pieno di errori di ortografia e insulti. Mi diceva di muovermi. Sentii una fitta lancinante alla testa.
Devo risalire il pozzo della miniera per continuare. Forse i macchinari mi avrebbero aiutato. Thank you.
Si vedeva Cauldron Lake. Pensai di riuscire a individuare l'isola e il cottage. C'era una luce nelle vicinanze. Doveva trattarsi di una barca. C'ero quasi. Dovevo arrivarci in fretta. Temevo ciò che avrei trovato. Wake! Sei tu? Wake! Ehi, sono qui! Arrivo! Non sappiamo dove si trovi.